da parte del soggetto attuatore, che il flusso su Monte Campione, per intenderci, che il flusso su questi territori non vada comunque fermato e ridistribuito, non sono disposti a sostenere molti comuni, quello che hanno già dichiarato. Noi siamo entrati in questo campo e noi stiamo cercando anche attraverso la nostra rete di Bresciano, attraverso una lunghissima serie di azioni, di costruire i comuni fuori dalla valle che stanno vivendo. Stiamo usando anche delle nuove strategie per affrontare il problema. E quindi la disponibilità diventa un piatto di una trattativa che le istituzioni poi dovranno compiere. Tutto questo si compierà nei prossimi giorni. Successivamente questi posti potranno tramutarsi. Noi abbiamo chiesto ai comuni un'adesione. Poi una seconda valutazione anche dell'opportunità di. Se poi il comune di Pinco Palma non riesce proprio a trovare un appartamento, lui comunque ha perfetto l'accoglienza per le quattro persone. Abbiamo fatto la convenzione da qualche parte di Cacciano. Quindi siamo pronti a fare un'azione anche di tamponamento qualora i comuni che non ce la fanno a trovare un appartamento, che vuol vendere o non ce la fanno, non devono mancare la parola che danno ai comuni. Quindi siamo supplenti molto da questo punto di vista. Però richiediamo un atteggiamento più dialogante anche per i livelli istituzionali più alti. È una partita complessa, come penso immaginate. Quanti comuni hanno? Il dato ci sarà soltanto domani, perché oggi ho telefonato al segretario del Mali, che ha il compito di tirare fuori sede, non ha saputo di ogni adesione. Anche perché ricordo che oltre all'adesione dei comuni è stata chiesta dalla Monica anche un'adesione al forum del terzo settore. Quindi ci sono anche delle realtà cooperative piuttosto che di strutture di assistenza, cioè potrebbero partecipare a gestire la cosa. Il compito complessivo per fare domani comunque, che sulla parola, quindi questo noi abbiamo incontrato singolarmente i sindaci per spiegare come abbiamo fatto un po' stasera per spiegare la situazione, che sulla parola abbiamo avuto adesione. Qualcosa sicuramente dall'area Tommasi, perché secondo me è una cosa che mi ha dato un conosciuto e non qualcosa si fa. Edolo, che ci ha dato una disponibilità molto ampia, anche per la presenza di un convitto da lì, che con un sistema di gestione già curato, quindi potrebbe lasciare. Sellero, 5 persone. Dalla Cerviegole, da quell'area lì, io penso che riusciranno a partorire 4 posti. Sono situazioni molto particolari perché loro curano le strutture in un bando sul privato, ma le hanno molto in alto, perché si trova da meno. E noi abbiamo sconsigliato di cacciare la gente nel campeggio, dicevo, interno. Dove abbiamo invece però 4-3 posti per riuscire anche lì. Scendendo abbiamo Capo di Ponte che ci appoggia, Cerveno che ci appoggia, Breno che storicamente ci appoggia, vediamo ogni altro quello che fa, lì abbiamo una cooperativa per esempio che serve di spostare, Maligno, vabbè, storico, Maligno non c'è problema, Verso Inferiore ci appoggia, Esi ci appoggia, scendendo poi abbiamo Darfo alla carica di quello qua. Con il suo contingente, Gianico prende, Fiancamuni prende, Artoni prende, Bisogno prende. E così a memoria collezioniamo un bel numero di posti. Quindi se questa disponibilità già date a tutti, considerando che ci sono alcuni territori che già, su cui già abbiamo le strutture, siamo allargare, volente o nolente, ci guidate alle nostre strutture che non possono essere contestate, non siamo ospitati. Se noi in un appartamento ci guidate, il comune non può dirci niente perché si trova contro i servizi di protezione, che
dell'anima. Se ha piancogno, noi abbiamo due appartamenti che stanno andando da una vita. Il sindaco di Piancogno potrà anche protestare, potrà anche non avere, ma noi possiamo lavorare su Piancogno. Quindi vedete che se complessivamente non togliamo questo posto, bisogna di una disponibilità di 15 persone, 8-10 persone. Il gruppo dei comuni, della comune della Rosa di Montecampione, quello che ci ha fatto qui, noi da 15 posti. Cioè, complessivamente potremmo arrivare a esprimere anche oltre 55-60 posti, che uniti ai 30 già esistenti, porterebbero una quota alla Camonica a 90 posti, che è quasi il triplo rispetto alla teorica quota di 35, che dovrebbe essere sempre. Quindi portiamo una buona dote di disponibilità della lavoro. È chiaro che chiediamo nel contempo la presa di soluzioni anche dei comuni della base. Lì comunque le disponibilità ce le stanno comunque dando. Qualche comune si è già chiaramente mosso, nave Sale Maresino ha fatto una telefonata l'altro giorno. C'è la FICA, la società, che può allargare, Castagnato. Altre situazioni si stanno già creando. In altre situazioni l'accoglienza belga è avanti e si integra. La cosa quindi potrebbe realizzarsi. Adesso noi chiederemo, io domani ho un appuntamento col viceprefetto, dobbiamo sentirci, ho mandato oggi una proposta, frutto di un colloquio che ho avuto con il Solco Brescia e alcune altre realtà di Brescia, dell'ambito bresciano, per cercare di fare in modo che il terzo settore, le centinaia di cooperative bresciane, già che lavorano nell'accoglienza, in modo che dia una mano anche a loro a spingere il comune ad assumere collettivamente questa responsabilità. Quindi il piano è complesso, sicuramente è molto articolato, ma con un segno che viene dal basso, una cosa che sembrava assolutamente impossibile, si sta di fatto realizzando. Ed è con questa richiesta che ho fatto in età quella di prossimi. Di partecipare a questo gruppo di comuni, che non sono poi nemmeno così pochi, per valutare poi in un secondo momento la modalità tecnica di esecuzione della presenza. E sono comunque a disposizione per tutti i tipi di domande, anche sulla questione generale, se molto informati chiaramente, quindi se volete togliere qualche curiosità. Si è spassato già in paese che ha utilizzato la gente. Non so se è una voce fondante. Una struttura per dire che secondo me è una paura che qua si c'è un fatto così che un sistema funzionativo. Se si dice quanto c'è cinque. Perché se sono cinque, io penso che sia un pensione, ma se non dice quanto è ergo, comunque non so se posso avere, ma forse è male. Credo che l'azione che si sta tentando è proprio evitare un po' anche le cose. Il contributo è anche più comune, pone l'ospitalità comunitaria, quindi le quattro persone, si pone fuori dalla condizione prefettizia di un esproprio di posto, perché è già intavolato una trattativa. Allora, faccio un esempio che serve a capire un po' questi disequilibri. Se il mio comune di Ossimo, l'albergatore che ha suo albergo chiuso, signor Lucino, che non so esattamente, dice, ma faccio il business, chiamo io il prefetto, io vi dico che il prefetto è lì che aspetta la telefonata di quattro albergatori che arriva. Ti porta qua 20 persone. Ora, a questo punto, il signor comune di Ossimo potrà strepitare, estellare e via, che il prefetto gli dice, mi dispiace tanto non aver concordato con me la cosa, ma questa è un'emergenza. Bene, queste persone vengono portate. Facciamo
tutte per volontariato, un po' arrabbiato per la manovra che ha fatto l'albergatore Y, dice no, col cavolo, io voglio il consiglio, e l'albergatore Y dice, io ho firmato con il soggetto con questa convenzione che dice, vinto alloggio, chi ti cede fuori una telefonata al mese, punto. Perché può firmare questo l'albergatore, a Conte Campione, ma fa l'altro così. Totale circa 46 euro per capita per lì, ok. La persona ha bisogno di vestiti. I vestiti volontariati non li tiro fuori. I volontari che stanno già lavorando per noi ci stanno già dicendo, signori, basta tenere su per l'area alla Young, alla Mio, alla Giugno e alle strutture private. Che sono queste qua? Sono strutture, queste strutture private. Che, scusate, ma in un territorio, di fronte a un'emergenza igienico-sanitaria, chi deve intervenire? Ecco che da opportunità diventa un costo per il comune, cosa che effettivamente già i sindaci, e questo che mette in crisi a un certo punto anche il rapporto tra struttura alberghiera, piuttosto che se si va a questo conflitto qui, che purtroppo è quello che sta Palermo, Leon, Giulia, i profili, contrattando l'albergatore, dice quello che non è firmato qua per legge dello Stato, perché è una legge dello Stato, deve essere erogato in criteri di solidarietà dagli enti locali. Ok? Quindi io mi prendo tutta la convenzione, al minimo, e tu adesso mi integri. Perché sennò ti posso io denunciare che non ti stai integrando economicamente le nostre risorse. Quindi capisci che alla fine il gioco che sta accadendo sistematicamente è quello di strutture che io qua, scusate, una fattura di 2025 euro di scarpe. Sono tutte scarpe abbastanza adatte alla montagna, 130 paia, indovinate dove sono andate. Come mai le non usano? È chiaro che qua ci stanno aiutando a pagarla in modo grosso. 300 euro l'ha messo il cronista dell'Espresso. Altri soldi li stiamo, li abbiamo raccolti, li abbiamo messi noi. Ma questi 2025 euro di scarpe sarebbero un conto che non doveva pagare la collettività. Ma la collettività ha pagato la vita, no? Cioè per un buon prezzo. Quindi questa spesa qua era coperta dallo Stato, perché il 46 euro al giorno. E lo posso confermare, lo dico l'esperienza in Valigno, noi abbiamo attivato sui volontari, però non abbiamo dovuto né dare vestiario, né fare la spesa, né comprare le scarpe, perché a questo ha provveduto Keypass con i soldi che veramente comprenderà il tipo di supporto, di volontariato che abbiamo messo a disposizione è, rispetto all'insegnamento della lingua italiana, rispetto a un indirizzo che sia fatta